bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Arc Crystallize in compagnia di Ginetto. Allora, oggi abbiamo un sacco di cosine da fare. Allora, prima di tutto dobbiamo far accoppiare queste creaturine cristallose, perché sì, io voglio assolutissimamente vedere i loro cuccioli. Ma cosa ancora più importante, visto che me l'avete anche chiesto nei commenti, ragazzi, noi dobbiamo far accoppiare Crypto. Cioè, povera bestia, è l'unica creatura che qua non ha la compagna, è una tristezza. Cioè, tesoro, non è giusto. È perché è colpa mia la cosa, perché tu sei bellissimo, cioè faresti stragi di cuore se potessi andare in giro a cercarti una pulzella. Il problema è che sta sempre appresso a noi, è colpa nostra, perché lui in realtà è Don Giovanni. Quindi, per cui, la nostra missione di oggi è quella di cercare, appunto, prima di tutto la femminuccia per Crypto, così poi facciamo nascere i cucciolotti tutti insieme. Prima di proseguire con l'episodio, ci tenevo a segnalarvi la pagina Facebook di Ark Survival Evolved Italia, alla quale ovviamente sono iscritta. Si tratta di una community che nasce per riunire gli appassionati di Ark e fornire supporto su tutte le piattaforme di gioco. Troverete tantissimi suggerimenti, inviti a unirvi a diversi server e a diverse tribù, e tanti link interessanti a video gameplay. Se avete dubbi o domande sul gioco, potete star certi che qui troverete chi può aiutarvi e rispondere alle vostre domande. Importante, mi raccomando, non dimenticate di leggere attentamente le regole della community prima di scrivere qualsiasi cosa. In descrizione troverete il link alla pagina Facebook per unirvi a questa community. Detto questo, che aspettate ad iscrivervi? Allora, in questi giorni, mentre eravamo a caccia di materiali per anche per i prossimi episodi, perché vabbè, poi vi dirò cosa faremo, avevo visto, ecco, aspetta, no, questo mi sa che era un maschietto. C'erano un maschietto e una femminuccia di colori meravigliosi, però questo mi sa che è il maschietto. Sì, maschio, livello 13. È un peccato perché ha dei colori veramente carinissimi. Però è un livello basso e poi è maschio e quindi niente. E no, c'era una femminuccia che era chiara, bianchina, bellina, patatosina, cucciosina. Aspetta che vedo roba che si muove qua. Aspetta, sì, sei tu. È lei? Forse è lei. Non vorrei cantare. Sì. È un livello 43, però. Aspetta. Lilla. Ok, Lillo, tu seguimi. Aspetta. Vediamo se riusciamo a salirci in groppa. Devo riuscire a salirci. No, niente. Allora, vediamo se passando da Crypto riusciamo a salire. Aspetta. Devo trovare il posto per potermi avvicinare abbastanza. Non so se ci arrivo da qui. Aiuto. Sì, ci siamo. Ok, siamo sopra. Crypto, tu mi raccomando, seguimi. Ok, quindi se anche adesso si dovesse spostare dovremmo essere a posto. Dai, che ci è andata molto bene. Là, mangia piccola. Ok, rimani bloccata qui, che dici? Cioè, a me la cosa non dispiace se rimani qui. Però anche se ti fai un giretto va bene, non c'è problema. Ricordo che era molto divertente andare in giro sopra ste bestie durante l'addomesticamento. Dai, però siamo solo al 9%. Sì, lo so, avrei dovuto prendere i cristalli quelli più fighi. Però, come al solito, non ne voglio, perché avrei dovuto bloccare una viverna. Che vabbè, potevamo bloccare questa, in effetti. Era già mezza bloccata, però no, dai. Troppo lunga la faccenda, ce la facciamo anche così. Sì, però qui ci sono tanti alberi. Io ho paura che se questa si muove noi ci cadiamo male di sotto. I paracaduti ce li abbiamo, sì, perfetto. Ah, meno male che è incastrata però. Cioè, almeno dovremmo essere abbastanza tranquilli. Ora è tutta una questione di attesa. Che noia. Forse era meglio se si muoveva, in realtà, lo sai. Ok, questo è l'addomesticamento più noioso nella storia degli addomesticamenti. E sì che di addomesticamenti noiosi ne abbiamo avuto, Però questo veramente, mamma mia. Mi rimangio tutto quello che ho detto prima. Era molto meglio se fosse riuscita a disincastrarsi da qui. Cioè, almeno ci saremmo fatti in giretto, una risata. No, vabbè, aspettiamo pazientemente. 99,4. E io non commento, perché se dovessi commentare direi cose che dovrei censurare. 99,4, perché? Ma perché? Vabbè. E ce l'abbiamo! Yeah! Sì! Wow, che super addomesticamento incredibile che abbiamo fatto. Dai, vieni Lilla, riesci a disincastrarti? No. Ah, poverina, è incastrata malissimo proprio. Niente, dai, allora. Ce l'ha fatta. Adesso ce la fai, ma dai. Bellina, guarda i colori. Adoro.
Adoro, aspetta, aspetta. Puoi scendere, Cicci? Tesoro bello, grazie. Oh, Crypto dovrebbe seguirci. Crypto? Crypto tesoro? Dove? Dove ti sei? Crypto? Obbedisci? Segui, veloce, dai! Ah, alleluia, è quando vuoi, mi raccomando, mamma mia! È bellina così chiara, dai! Guarda a fianco a Crypto! Dai, guarda che coppietta meravigliosa che sono! Sono bellissimi! Molto, 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 molto benissimo! Vediamo di... Eccoli qua! Vieni lì, lo scendi! Sì, ovviamente... Solito, sia mai che... Ci mettiamo in una posizione vicina... Molto bene, quindi ora direi che abbiamo un bel po' di creaturine cristallose da far accoppiare. E allora, mi arrischio a metterle tutte in accoppiamento contemporaneamente. Allora, loro tanto devono fare la gestazione, quindi direi assolutissimamente di sì. Abilità accoppiamento. Abilità accoppiamento. C'è amore nell'aria? Per ora vedo culo in aria. Sì, però c'è anche amore, perfetto. Ok, e questi si stanno accoppiando. Ragazzuoli, voi quanto ci metterete? Ok, accoppiamento abbastanza rapidino. Sì, il livello della nostra femminuccia è un po' penoso, soprattutto rispetto a Crypto. Un bel 230. Tesoro, davvero sei a 230? Alla peppetta, non mi ricordavo. Ciao, amore bello. Ok, allora, in teoria è il loro turno. Però io lo so già come va a finire. Cioè, qua va a finire che io li metto tutti in accoppiamento, tutte le uova in schiusa, e poi mi pento perché ho troppe bestie a cui star dietro. Andiamo per gradi. Per ora lasciamo queste due coppiette in azione. Allora, qui ci siamo quasi. E vediamo quanto ci metterà per la gestazione, così mi regolo coi tempi. 52 minuti? Mi stai prendendo in giro? 52 minuti? Ma per la peppetta. Aspetta, 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 aspetta. Voglio vedere l'uovo, l'uovo, l'uovo. Arriva, arrivare l'uovo. 96, 97, 98, 98, 99. E insieme alla cacca ho fatto tutto insieme. Per risparmiare l'energia. No, aspetta, allora, togliamo la cacca perché quest'uovo è veramente bellissimo. È stupendo quest'uovo di viverna, è meraviglioso. Ok, mio subito, perfetto. E ci voglio 52 minuti. 52, va bene. Non mi pronuncio. Allora, vediamo di accendere un po' di condizionatori. Da là. Allora, vediamo se due possono bastargli o se deve rompere l'anima. Ti va bene? Hai freddo? Hai freddo? Sì, ok. Allora, guarda, facciamo a così. A così. Proviamo anche questo, guardiamo se basta. Non me lo ricordo, l'abbiamo già fatte schiudere ovviamente le uova di viverna, ma io non mi ricordo. Troppo freddo ancora. La peppetta, quanti ne volevi? Il casino che c'è qua dentro. Mamma mia. Ti prego dimmi che ora ti va bene, se non mi arrabbio malissimo. Troppo freddo, ma non ci voglio credere. Non ci voglio credere che gli servono tutti. Ma davvero? Ma anche con gli altri era così? Ok, ora ti deve andare bene per forza. Ok, perfetto, in incubazione. Alleluia, pretenzioso, eh? E tu ci metterai 33 minuti. Molto bene. Tra 33 minuti torniamo. Ma probabilmente torneremo prima. Vabbè, direi allora che abbiamo tranquillamente... Ah, le orecchie, che pace. Direi abbiamo tutto il tempo di far accoppiare anche queste. Abilità. Abbiamo caldo. Ginetto, c'hai caldo perché non ci siamo tolti... Eh sì, non ci siamo tolti l'armatura invernale. Vabbè, dai, Lillo, sopporta poco poco che poi ci dobbiamo spostare.
Una volta fatti accoppiare tutti e una volta che i cuccioli saranno autonomi, abbiamo intenzione di partire verso la zona nera, brutta e fredda che c'è laggiù in fondo alla mappa, perché dobbiamo andare a catturare le altre creature di queste mod, che sono creature liquefied, quindi dovrebbero essere tipo tutte scheletrose, luminose, non lo so, molto belline, e non vedo l'ora perché dovrebbero essercene di vario tipo, cioè se non sbaglio c'è anche il grifone liquefied, ah, non vedo l'ora di vederli. Allora, tu quanto ci metti? Ah vabbè, adesso accoppiamento. Loro faranno le uova? O saranno a gestazione? Non lo so, vabbè, vediamo. Lentuccio l'accoppiamento, ve la prendete comoda, eh? Allora, tu sono sicura che mi fai l'ovetto? Me lo ricordo. Ah no, aspetta, ma tu... No, aspetta, era il ragno che mi faceva... Ragno e scorpione facevano l'ovetto e non si poteva più spostare, vero? No, l'ovetto che fanno loro lo posso spostare, oddio non mi ricordo. Cioè, speriamo di sì. No, ti prego, non voglio che ci muoia la creaturina qui, eh. Ah, peraltro, per i cuccioli della mod Crystal devo usare per l'addomesticamento, se non ho capito male. Cioè, per farli crescere, per nutrirli, se non ho capito male, i cristalli Prime. Ma che io dove ho messo? Ne avevo? Ce li avrà Crypto? O li ho messi qua? No, da qualche parte li ho messi. Allora, li ho già fatti. So di averli fatti. Forse sono sul... sul Quetzal. Perché volevo partire col Quetzal verso quella landa desolata. Vabbè, dopo controllo. Intanto, vediamo un attimo se qua... Ah, no, non è ancora finito. Ok. Lei? Lei sì, mi ha fatto l'uovo. Mi ha fatto l'uovo. È un uovo bellissimo, cristalloso bellissimo. Che ha troppo freddo, quindi ora lo portiamo subito qua con l'altro vetto. Guarda, abbiamo un ovetto più piccolo a farti compagnia. No, ma che bellino che è! Ma dai, guarda, tutto luminoso, cristalloso! Ma è troppo carino! Qua tu stai bene, sì? 8 minuti, ci mette poco! Allora devo andare a recuperare in fretta i cristalli. Aspetta, andiamo a recuperarli. Veloci. Lei com'è, signora? Lei ha gestazione, 50 minuti pure lei. La peppetta, signori, però, mamma mia. Quindi... i grifoni sono a gestazione. Ok, potevano fargli fare l'ovetto, però sarebbe stato carino. No, vabbè, no, in effetti ci sta. Ma sarò scema, sono qua i cristalli che avevo fatto. Ma com'è che prima non li ho visti, scusami? Sono tutti qua, sì, ne abbiamo fatti una marea. Ne abbiamo fatti veramente una marea. E non solo, poi vi faccio vedere cos'altro abbiamo fatto per catturare le altre bestie. Allora, molto bene, allora il primo a nascere sarà la nostra farfallona cristallosa. Ah, aspetta. Che forse ci sia. Veloce, la porta aperta. Dove siamo? Dove siamo? No. Quanto? 29 secondi. Mamma mia. Per un pelo, mi stavo dimenticando. Ok, dai ci siamo. Mamma mia, il casino che fanno sti cose. Vedo l'ora di spegnerli. Ma guarda che bellino con tutte queste lucine. Eccola! Ciao, patatino. Aspetta che non ti vedo bene. Senza schiacciarla, magari. Grazie, Ginetto. Oh, che bellino, ma guarda che patatona che è. Aspetta che ti do cibo. No, mi sono ripresa l'uovo. Ok, non volevo farlo, aspetta. La mangi? Questa ti va bene, sì? Sì, spero. Ti prego, magnatelo, ti prego. E ovetto, aspetta, ho dimenticato l'ovetto. Qua, ok. Come siamo? 21 minuti, molto bene. Ah sì, l'ha mangiato. Ok, perfetto. Ti prego non morirci, ti prego. Anche perché per fare questi cristalli primal ci ho messo un'eternità. Ok, un po' di cibo la Lilla qui dovrebbe avercelo. Ma guarda che bellina con quei cristallini sulla testolina, patata. E anche sulle zampette. È veramente minuscola. Cioè, in proporzione, guardate le dimensioni dell'uovo di Viverna, di Ginetto e della piccola Limantria Crystal. Ok, sì, tutto normale. Cioè, l'ovetto è alto quanto Ginetto. Ah, fammi uscire di qua che le mie orecchie chiedono pietà. Allora, quindi adesso non ci rimane altro che aspettare i signorini qua. Che ci mette ancora 36 minuti per la peppetta.
e la signorina qui, scusi, so che è una brutta posizione, aspetti, mi metto di lato, guardi, ecco così, 41 minuti, molto bene, quindi poi avremo le nascite quasi in contemporanea dei due cuccioli, ottimo, lo sapevo che saremmo arrivati a questo punto. Ci siamo quasi anche per l'ovetto di Viverna. Yeah, eccolo, oh mio Dio, adorabile, è adorabilissimo, è tanto adorabilissimo. Allora, aspetta, perché non pappi? Ah, ok, boh. Non riuscivo a mettere i roba nell'inventario. Fammi spegnere qua. Fammi spegnere. Mio Dio, che fastidio. Nel frattempo la nostra limantria qua sta sclerando male. Scusa, Cice, mi puoi seguire un pochino? Tipo, e ti sblocchi da lì? Ce la fai? Sì. Molto bravo. Quanto sei luminosa, che bellina. Aspetta che devo spegnere qua, mi sta uccidendo. Aspetta. Che vorrà un altro cristallo. No, non lo vuole ancora. Te li mangi, sì, questi, vero? Sì che li mangiavano. Dai, li avevamo allevate gli altri cuccioli di Viverna. Mangiavano i cristalli normali. Hanno cambiato qualcosa, no, eh? Lilo, ti prego non morirci, sei troppo bellino. Oh, le mie orecchie, grazie. Dicevamo, Cici, stai mangiando? Tu non stai mangiando? Perché non stai mangiando? Mangia. Dai, mangia, non mi far preoccupare così, ti prego. Ma dovevo forzarli io a mangiare, mica, i cuccioli? Oddio, adesso c'ho il dubbio, forse sì. Sì, mi sa di sì. Sì, dai, la vita mi sembra che stia salendo. Quindi sta andando tutto bene. Secondo me sta andando tutto bene. Ogni tanto gli vengo a far dare un boccone. Sì, farò così. Allora, aspetta però, facciamoli uscire perché poi nasceranno quelli e io dovrò stare fuori con questo. Allora, fammi raccogliere questi. Benedetta Osocraft, sempre. Lui dovrebbe già seguirmi. Mi stai seguendo? Non mi sta seguendo. Perché non mi... Sì, ce la fa. Bravo. Che bellina! Che bellina, guarda com'è salita sopra i condizionatori. Brava patatina, ma come sei bella. Bello, scusami, sei maschietto, perdonami. A questo punto, già che ci siamo, tanto tu sei già diventata gigantesca. Seguimi pure tu. Ce la fai? Tesoro? Sì, ce la facciamo. Con calma, tranquilla, non c'è fretta. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Molto bene. Perfetto, fermali così, guarda, sei carinissima. Rimettiamo le pareti. Diamo per sicurezza un altro boccone al patatino qui, bello patatone. Sei super luminosissima e super bellissima. Mi piaci tantissimo. Allora, vediamo. Ah, subito in faccia la cacca, ovviamente. Vediamo qua quanto manca. 14 minuti. Ah, qui abbiamo un parasauro bloccato. Passi, prego. Sì, sì, però magari si allontani, tipo. Vai via. Grazie. È troppo bellina questa femminuccia. Guarda tutte le sfumature che c'ha. No, vabbè, che bella. Bella. Di livello basso l'abbiamo preso, ma chi se ne frega, il colore è bellissimo. E il cucciolo non è da meno. Il cucciolo non è da meno. È decisamente carinissimo. Mi piace molto. Eccolo, ce l'abbiamo. Finalmente. Ciao, piccino. Mamma mia, il casino che fa già da cucciolo. Aspetta, ti do la pappa. Poi cerchiamo di vederti un po' meglio. Ah, c'ho tutte le batterie. Sono dimenticata di rimetterle a posto. Vieni poco più in qua. Cici, tesoro. Cucciolo. Perché non mi segue incastrato nella zampa? No, ok, ce l'abbiamo fatta, alleluia. Come siete lenti per oggi, ragazzi. Oh, bellino lui, con le sue zampette zebrate. Ah, ma che carino, tutto cristalloso anche lui. No, guarda, c'ha tutte delle macchie, tipo dei disegni sulla testa. Ma che carino, ma scusa, ce l'hanno anche i genitori? Ah, sì. Forse ci avevo già fatto caso e non me lo ricordavo. Bellini. Che faccia intelligente che ha questo cucciolo. A
Mamma mia, sta bestia mi sta facendo uova come se non ci fosse un domani. Non fertilizzate, ovviamente, giusto? Sì, sì, non fertilizzate, ok. Però ne sta facendo veramente un botto. Cioè, una dopo l'altra, così a raffica. Oh, sti cristalli prime, cioè, se ne sono andati via alla velocità della luce. Ci ho messo un sacco a farli. Perché il problema più che altro sono le gemme blu. Come stai crescendo! Ma guarda che carina! Che scena adorabile. Se non ci fosse un'ala di Dimantria che spunta da qui. Aspetta. È meglio, meglio. Oh, che carino. Sono contento che hai preso tanto da mamma. Quindi adesso non ci resta altro che aspettare che nasca il cucciolo di grifone. Che tanto sarà un grifone semplicemente rimpicciolito. Però vabbè, non importa, sarà carinissimo. Intanto qua Limantria e Viverna hanno iniziato a mangiare dalla mangiatoia, molto bene. Tu immagino di no, vero Patato? Eh no, forse sei anche un po' lontanino dalla mangiatoia. Fa vedere se il raggio d'azione copre l'area dove ci sei tu. No, per un pelo, guarda che è poco poco fuori, guarda che è poco poco fuori. Aspetta, vieni per di qua, Lillo. Bravo, entra nel cerchio luminoso. Così si fa. Ancora un po'? Ancora un po'? Ancora un po' per sicurezza, per favore. Molto bene. Ora siamo nel raggio d'azione della mangiatoia. Quindi a breve si spera. Sì, ti do da bere. Hai ragione, c'è caldissimo, Ginetto. Scema io che non ti faccio togliere la tutina. Dicevo, a breve dovrebbe anche lui iniziare a mangiare dalla mangiatoia. Quindi lo potremo lasciare a badare a se stesso. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Arriva anche il cucciolo di grifo. Dai, dai che non mi piace stare in sta posizione. Eccolo. Che saltino. Che saltino. Ciao piccolino. Oh mio Dio. Aspetta che ti imprinto, aspetta. Ok. Papà. No, ma la tenerezza. Ma guardate la tenerezza di questa creaturina. Quanto è minuscola, mio Dio, troppo pucciosa. Va bene ragazzuoli, allora direi che per questo episodio possiamo finirla qui. Abbiamo fatto nascere tante creature cristallose, siamo tanto tanto contenti. E di nuovo guardate quanto è bella questa viverna. Oddio, la adoro, mi piace da morire. E nel prossimo episodio andremo a catturare le creature liquefied nella zona più brutta, bruttissima di Ark. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao ciao.